Ciao ragazze e ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Dunque, nella mia postazione preferita, vi chiedo scusa intanto per la luce, ma siccome fuori il tempo è più o meno, ho dovuto accendere le luci qui artificiali che sono un po' gialle, quindi scusatemi. Scusatemi anche i capelli, ma stamattina li ho tenuti legati e quindi si sono tutti appiattiti, perché quando li tengo con la coda, poi li ho lavati ieri, si sono tutti appiattiti, quindi ho cercato di smuoverli un pochettino, ma sembra semplicemente una pazza, però insomma, vogliatemi bene. Dunque, sono qui finalmente con un video intanto, perché è un po' che non registro. Scusatemi per la poca costanza, però ultimamente sto facendo tante cose a livello universitario, eccetera, quindi mi è un pochino più difficile e poi mi sto organizzando per prepararvi i vlogmas. Mi piacerebbe fare una sigla, insomma, cose carine. Comunque, bando alle ciance, andiamo subito al nucleo di questo video, ovvero la review di questi occhiali che mi verrete indossare, che sono molto diversi rispetto a quelli che mi vedrete sempre. È una review di firma, come avete potuto leggere dal titolo, e quindi questo video sarà in collaborazione con loro, non sponsorizzato, quindi io non ricevo assolutamente alcun compenso per le parole che vi dirò, ma ci tengo moltissimo a questa recensione perché secondo me è un'azienda che merita veramente tantissimo e ogni volta che vi mostro gli occhiali che mi mandano loro, vi farò sempre moltissimi complimenti per come mi stanno e vi ringrazio, ma soprattutto vi colpisce moltissimo la fattura e come risultano proprio gli occhiali in sé. Quindi oggi ho pensato di fare una cosa un pochettino diversa, ovvero oltre a recensirvi proprio questi occhiali che sono gli ultimi che ho ricevuto, vi farò vedere tutti gli occhiali che possiedo di questa azienda, che sono ben 4 paia, in modo da potervi dare una review anche nel tempo di come mi sono trovata con tutti gli occhiali che ho potuto provare di questa marca. E prima informazioni di routine: nell'info box troverete sicuramente il link al sito e anche il link a una promozione che mi hanno messo a disposizione per voi, ovvero che se acquisterete un paio di occhiali, ve ne regaleranno un paio in omaggio. Allora, inizio col parlarvi appunto di quelli che sto indossando, che arrivano sempre in questa custodia, che è questa qui con la carta geografica a tema prima classe, insomma. Sono delle custodie veramente molto carine, molto resistenti. Gli occhiali vi arrivano sia con questo astuccio rigido che con una bustina morbida, se preferite. Io preferisco questa perché gli occhiali da vista comunque possono danneggiarsi facilmente, eccetera. L'interno è questo, un po' vellutino, e poi c'è appunto la pezzetta per pulire il pannetto. E questo qui, adesso questa luce non ve lo farà vedere moltissimo, però è rosa esattamente come questi occhiali. Li trovo veramente carinissimi questi qui, vi lascerò ovviamente il modello giù nell'info box, anche gli altri modelli se me li ricordo, se li trovo ve li metterò nell'info box, così potete andare direttamente a vedere sul sito come risultano. Io ve li farò vedere tutti quanti indossati perché così potete vedere sul mio tipo di viso un po' tondino come stanno. Però la cosa carina del sito di Firmo è che potete provare gli occhiali virtualmente, ovvero se voi caricate una vostra foto frontale, sia scattata in quel momento che magari presa da Facebook o da altri social, potete mettere nella vostra foto gli occhiali che volete acquistare e più o meno vi darà una stima di come vi starebbero. Quindi secondo me è veramente molto interessante. E ci sono anche delle foto precaricate di vari modelli, modelle anzi, con diverse forme di viso. E li ho presi un pochettino particolari perché sia la forma è diversa, perché rispetto a quelli che mi vedete sempre indossare sono più tondi e più piccoli, e poi sono rosa. Volevo provare degli occhiali con una montatura più chiara. Devo dire che mi sono trovata molto molto bene, li trovo veramente super carini, la gradazione è perfetta. Tantissimi di voi mi chiedono sempre come si fa a fare l'ordine sul sito. Allora, vi spiego, è veramente estremamente semplice. Tutto quello che dovete fare è scegliere la vostra montatura, eventualmente provarla con questo metodo della fotografia. Dopodiché, quello che dovrete inserire al momento dell'ordine è ovviamente la vostra prescrizione medica, quindi quello che c'è scritto nella vostra fattura dell'ottico, quindi se siete miopi, se siete astigmatici e tutti gli altri, insomma, problemi, presbiti, eccetera. Ma potete tranquillamente scegliere se vi servono invece occhiali da lettura, occhiali da computer, occhiali anche con occhiali con le lenti trasparenti se non avete nessun tipo di problema, però vi piace indossare gli occhiali da vista come accessorio. Quello che dovete fare è semplicemente inserire questi dati per l'occhio sinistro e per l'occhio destro. Per esempio, se siete miopi come me, c'è una sezione che si chiama Sphere
e dovete inserire, per esempio, a me mancano meno 2 e meno 2 e 25, e quindi dovete mettere sphere sinistra meno 2 e 25, meno, perché è quello che vi manca, e sphere destra meno 2, insomma, qualunque cosa. Semplice. E l'ultimo dettaglio, che è un pochino più rognoso, è che dovete mettere la distanza tra le vostre pupille, che si chiama PD. Come si fa? Dovete guardare dritto di fronte a voi allo specchio, per esempio, e con un righello misurare la distanza tra le vostre pupille nel momento in cui guardate dritti di fronte a voi. Potete chiedere a un vostro amico di farlo, a vostro genitore o anche direttamente all'ottico se vi misura la distanza tra le pupille. Io l'ho fatto da sola, è abbastanza semplice, basta essere davanti allo specchio e mettere il righello, però se volete una misurazione al 100% accurata, chiedete al vostro ottico e anche quel dato è semplicissimo da ottenere. Firmo vi segnala poi anche la lunghezza in millimetri di tutte le dimensioni degli occhiali, quindi quanto sono lunghi, quanto sono spessi, eccetera, e sono molto affidabili come misure, e poi vi diranno quali sono gli occhiali che sono migliori per la vostra distanza tra le pupille. Per esempio, io ho 60 mm e ci sono degli occhiali che, per esempio, secondo loro sono troppo distanti oppure troppo ravvicinati. Quindi sono veramente molto seri, è veramente semplicissimo fare comunque quest'ordine. E poi potete scegliere anche delle caratteristiche, se avete per esempio gli occhiali antiriflesso, antigraffio, ci sono tantissime cose che potete aggiungere. Eccoli qua, i miei soliti, questi me li avete visti veramente in tutti i video, perché ormai io sono a un livello di miopia che, seppur leggero, mi impedisce di fare video con tranquillità senza gli occhiali, quindi me li vedete praticamente sempre. E io li trovo veramente fantastici, a parte che sono comodissimi, secondo me questa montatura mi sta bene, sono molto soddisfatta di averla scelta. Questi sono carini perché hanno dei dettagli rossi, e poi questa montatura tartarugata però scura, hanno il nasello qui dorato, sono veramente troppo carini, fatti benissimo. Questi li utilizzo veramente tutto il giorno anche per guidare, non ho mai avuto problemi, la prescrizione è perfetta, sono leggeri, sono comodi. L'unica cosa è che si sporcano facilmente, però gli occhiali da vista in generale si sporcano facilmente perché si appannano, eccetera. Questi, la confezione è sempre la stessa, identica, con il vellutino così, però cambia il colore del pannetto ogni volta. Io per esempio ho questo che è giallo, poi c'è un altro paio, vedete che ce l'ho avuto arancione, e il primo paio che ho ricevuto ce l'aveva azzurrino, però c'è sempre questo pannetto che è fantastico perché pulisce un sacco bene. Penultimo paio che avevo ricevuto, quindi il secondo in ordine cronologico, sono questi qua, che sono un pochettino più aggressivi perché hanno il nasello molto spesso nero, però questi sono carini perché sono effetto marble, quindi effetto marmo, e così bianco e nero. Questi sono davvero carini perché hanno la montatura veramente molto solida e molto morbida, quindi sono anche molto comodi. Questi purtroppo non li posso indossare per guidare o per stare all'università, perché questi hanno una prescrizione vecchia, però li trovo veramente molto carini. Poi non so, una cosa divertente di portare gli occhiali, secondo me, è abbinarli un pochettino al trucco che si fa, come ci si veste all'occasione. È carino, per questo io ne ho tanti di paia di occhiali da vista. Per ultimo abbiamo il primissimo paio che mi abbiano mai mandato, primissima collaborazione con Firmo, che sono questi. Questi cerco di tenerli per poco tempo perché questi è stata proprio la mia prima prescrizione, avevo appena messo gli occhiali da vista, quindi parliamo di 3 o 4 anni fa, e quindi questi fanno venire mal di testa adesso perché hanno proprio una prescrizione troppo leggera. Questi sono abbastanza nerd, non mi piace troppo come mi stanno perché sono squadrati, sono neri, sono molto pesanti, preferisco quelli tipo questi, che sono un pochettino più leggeri, più fini. Però se avete un momento nerd anche voi, sicuramente sono carini, ecco. E questi appunto è la prima collaborazione, quindi sia l'astuccio, vedete c'è sempre scritto Firmo, però era completamente nero, che il pannetto, il colore interno è sempre uguale, che il pannetto che appunto è celestino. Ok, quindi questi erano tutti quanti gli occhiali, e prima di lasciarvi vi volevo far vedere come ho realizzato questo trucco occhi, che secondo me è un trucco che si adatta abbastanza per essere portato sotto gli occhiali la vista tutti i giorni, perché insomma, sebbene io mi trucchi un po' come mi va quella giornata, indipendentemente dal fatto che metto gli occhiali da vista tutti i giorni, mi piace ogni tanto pensare a dei trucchi che effettivamente donano sotto le lenti da vista, perché a seconda del problema che avete, gli occhiali rendono i vostri occhi più grandi o più piccoli, ed è carino aiutare un pochettino questo cambiamento, diciamo questa illusione ottica. E il trucco che ho fatto oggi è veramente molto semplice, tra l'altro i colori ovviamente sono opzionali. Ho utilizzato la Naked Heat, quindi è un trucco su tutti i toni
caldi. E la cosa fondamentale per me è intanto mettere un ombretto chiaro su tutta quanta la palpebra e poi fare la piega con un colore abbastanza chiaro. In questo caso ho messo prima un marroncino molto molto chiaro nella piega e poi ho aggiunto questo colore invece più aranciato all'angolo esterno e sempre nella piega però più vicino alla palpebra per dare un pochettino più di definizione. E poi anche sotto ho messo prima un colore per scaldare e poi un colore più scuro per appunto scurire e definire questa parte, perché secondo me definire molto la palpebra inferiore rende gli occhi più adatti ad essere sotto le lenti da vista. Nel mio caso, siccome non ho una fortissima miopia, non ho gli occhi così rimpiccioliti, però mi piace dare più definizione. Quindi, concludendo con i miei occhiali preferiti, vi lascio. Spero tantissimo che questo video possa esservi stato utile per magari farvi scegliere i prossimi occhiali da vista che volete provare. E adesso vi ho fatto vedere questi che ho scelto io, chiaramente, però ce ne sono a miliardi, veramente decine e decine e decine e decine di occhiali da vista diversi. Niente, quindi io vi ricordo il link del sito e di questa promozione pago uno, ti regalo uno gratis, che firma messo a disposizione per tutte voi. Se poi mi daranno ulteriori sconti o promozioni eccetera ve lo dirò. Comunque i prezzi sono abbastanza abbordabili per essere degli occhiali da vista così validi. Quindi io vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!